adesso ci andiamo a vedere un bel test organizzato da una nostra inviata molto particolare, speciale. Una ragazza che quest'anno è impegnata anche nel campionato italiano velocità, certo. Tra l'altro è seconda in classifica. sogna. La nostra Camera Mele si è messa alla guida, di che moto? Una Ducati Monster Lilla. Ah, Lilla, già, era sì, anche Sì, è particolare, sì, sì. Poi parleremo un po' dopo, vai. Andiamola a vedere, va. Ducati a Napoli Est, PMC Motostore è il nuovo dealer per Napoli e provincia del marchio Ducati. 2000 metri quadri di esposizione con la gamma 2009 già pronta per te. PMC Motostore, via Ferrante Imparato nel complesso Napoli Est. La moto più attesa del 2008 e nel 2009 eccola qua con un nuovo vestitino. È lilla, infatti questo colore l'ho scelto io. La vostra potete personalizzarla voi perché potete scegliere tutti i colori che volete. Io l'ho scelta in pandan col casco. Oggi ho fatto un bellissimo giro, guardate un po'. Sono passati un po' di anni e qualche decina di migliaia di moto vendute, ma la nuova Ducati Monster sembra essere arrivata per rappresentare l'inizio di una nuova era. La versione concessa in prova dal dealer di Napoli PMC Motostore è la più piccola delle tre, 696 cm cubici, che fanno da entry level per l'accesso alle più possenti 1100 e 1100S. La tinta che vedete è solo una delle 10 possibili scelte e per poter capire come è indossata la Monster basta andare sul mini sito dedicato e vedere in 3D tutti i colori disponibili. Ridurre per avere di più. Questa è stata da sempre la filosofia della Monster e dalla prima versione disegnata da Galluzzi è stato tutto un successo fino ad oggi. Il design della nuova Monster raggiunge un eccezionale equilibrio tra prestazioni sportive, piacere di guida e bellezza delle forme, anche se forse si allontana un po' da quelle severe e robuste del passato alle quali tutti i ducatisti sono da sempre legati. La tecnologia del telaio è la stessa della Ducati Desmo 16. La potenza e l'elasticità sono quelle del leggendario motore bicilindrico desmodromico AL. Per questo la Monster è straordinaria sia nel traffico cittadino che sulle strade di montagna più impegnative. Ancora più potente e leggero, il motore del Monster 696 deriva dalla precedente versione 695, con l'introduzione di alcune importanti evoluzioni. La potenza ora erogata sale a 80 cavalli a 9000 giri minuto e la coppia a 7 kg a 7750 giri minuto. Questo bicilindrico si conferma quindi come il motore dalla miglior potenza specifica a cavalli per centimetro cubo tra tutti i propulsori Ducati raffreddati ad aria e garantisce un'erogazione omogenea e fluida per una guida rilassata e divertente in ogni condizione. La posizione di guida della Monster 696 infatti garantisce un controllo eccezionale in ogni situazione. Degno di nota anche l'impianto frenante anteriore, che fa invidia alle migliori supersportive e si pone come il nuovo riferimento nella sua categoria, grazie al doppio disco da 320 mm di diametro e dalle pinze radiali a 4 pistoncini. L'enorme forcellone posteriore bibraccio, fuso in lega d'alluminio, trae addirittura ispirazione dalle migliori realizzazioni di Ducati corse. In linea con la filosofia delle ultime Ducati, il peso della nuova Monster 696, che è stato ridotto di ben 7 kg rispetto al precedente modello, affermandosi quindi come la moto più leggera della categoria Naked. E per oggi è proprio tutto con la Ducati 696. Ringrazio PMC Motorstore che me l'ha concessa in prova e arrivederci al prossimo test. Ciao!